Eccoci a una nuova puntata di Civiltà Rurale, questa volta la dedichiamo all'allevamento caprino. Vedremo le fasi appunto della mungitura per poi arrivare alla trasformazione del latte in prodotto finito. Ma andiamo a introdurre questa puntata quindi con Gianfranco Baroli della Commissione Agricoltura del CRCA. Oggi vogliamo mostrare questo allevamento caprino di capra da latte anche per soprattutto per testimoniare la grande ricchezza del comparto agricolo zootecnico italiano, ma soprattutto bresciano, perché anche nel nostro territorio della provincia di Brescia abbiamo un po' tutti quelli che sono i comparti dell'agroalimentare e dell'agricoltura, della zootecnia, insomma. Gianfranco, questa è un'attività che si sta diffondendo sempre più non solo dalle nostre parti ma un po' in tutta l'Italia del nord. Sì, è vero, negli ultimi anni è sorto qualche allevamento di capre come questo, sembra che la cosa stia prendendo piede e non ci fa altro che piacere, perché comunque, come vado a ripetere, questa trasmissione vuole trattare i temi dell'agricoltura e della zootecnia a 360 gradi e nel nostro paese, nella nostra provincia, abbiamo tantissimi esempi che vanno dal vino della Franciacorta, l'olio e il vino del Garda. Poi c'è la bassa pianura padana bresciana, dove ci sono allevamenti di vacca da latte, di suini, di avicoli e di capre da latte anche. Gianfranco, siamo oggi ospiti di questa azienda agricola che dedica la propria attività economica all'allevamento delle capre da latte. Siamo ospiti di Giovanni Battaglia, un'azienda a conduzione familiare che basa appunto la sua attività economica su questo tipo di allevamento che rappresenta un'eccellenza. Sì. È un'eccellenza, come ce ne sono molte nel nostro territorio, come stavamo dicendo prima, sta prendendo piede a questa tipologia di allevamento e allevatori come loro, che prima avevano vacche da latte, si sono trovati magari ad avere delle problematiche legate alle quote da latte o altre problematiche e hanno pensato bene di convertire la loro azienda in un allevamento di capra da latte. Hanno fatto una scelta diversa, quindi questa tipologia di allevamento va a costituire proprio un'alternativa, un'ottima alternativa a quello che è l'allevamento classico da vacca da latte nel nostro territorio. Volevo rimarcare il concetto che nel nostro territorio, nella nostra provincia, ci sono un po' tutte le realtà del comparto agricolo zootecnico che non si limitano solamente a lavorare semplicemente a produrre latte o carne, ma a produrre dei prodotti veramente di qualità, sicuri per il consumatore, di grande eccellenza. Come abbiamo potuto testimoniare anche nelle puntate precedenti che abbiamo girato. Esatto, esatto. Non solo questo, dando lavoro ad un'intera famiglia che riesce ad avere un'economia, quindi un'attività che permetta a questa famiglia di produrre reddito, e ricordiamo che tutte queste attività danno anche lavoro a diverse unità lavorative, diverse persone, e concedimi Beppe di poter rimarcare che c'è purtroppo chi vorrebbe eliminare tutto questo, questa cultura metropolitana ambientalista che sta venendo avanti sempre di più ogni giorno. È un aspetto serio, non c'è da mettersi a ridere se vediamo in televisione che vanno a salvare la gallina piuttosto che il coniglio. Questi qua tutti i giorni stanno venendo avanti con questa assurdità, e tutto questo, quello che vediamo, che vedremo oggi, rischia di scomparire per l'ipocrisia e l'assurdità della mentalità di questa persona. Io intanto allora ringrazio Gianfranco Baroli che ha introdotto questa puntata dedicata all'allevamento caprino, e cominciamo a mostrarvi quelle che sono le fasi della lavorazione, cominciando proprio dalla mungitura.
La giornata in allevamento comincia la mattina presto e qui ci troviamo con Manuel Battaglia che ci spiega la prima lavorazione, che è quella della mungitura. Esatto, esatto. Allora, incominciamo, ci alziamo la mattina alle 5, veniamo qui, sistemiamo un po' la sala e dopo incominciamo la mungitura. Quante capre, avete qui da mungere? 250-260. E quanto latte produce ogni capra? Adesso stiamo facendo una media di 2,5 litri. Vengono munte? Le dico che adesso, l'ultimo controllo che abbiamo fatto, abbiamo avuto una decina di capre che hanno avuto 9-10 litri di latte al giorno. E la mungitura viene fatta due volte al giorno? Due volte al giorno come nelle vacche. Quindi diciamo che c'è una produttività molto alta. Sì, adesso stiamo avendo una buona produttività. Cioè, fattore della genetica, di come... anche dell'esperienza, che adesso è quasi più di 10 anni che abbiamo l'allevamento, un po' di esperienza diciamo che l'abbiamo fatta. Tu stavi dicendo prima, mentre si parlava, che in Francia questo tipo di allevamento è molto più riconosciuto ed è molto più evoluto. Sì, in Francia è molto più evoluto. Cioè, tanto per dirti, come qua noi siamo pieni di stalle di vacche o di maiali, là hanno stalle di capre. A pari livello degli altri allevamenti. Che razza sono queste capre? Questa è la razza, è una Shannon francese. E le due maggiori produttrici di latte tra le razze di capre sono questa e la camosciata dalle Alpi, quella marrone. La fase della mungitura vedo che è tutta automatica, come avviene nel settore dei bovini. Sì, esatto. E vediamo che il latte poi confluisce attraverso, diciamo, questo piccolo serbatoio e poi va direttamente alla lavorazione. Nel frigo del latte, dopo il frigo del latte viene caricato e portato in caseificio. Siamo con Giovanni Battaglia che ci spiega questa fase della lavorazione. Abbiamo visto la mungitura e il latte viene fatto confluire qui adesso. Esatto, questo è un doppio fondo per il riscaldamento del latte, per portarlo in temperatura. Qui abbiamo un rilevatore di temperatura che va a formare, diciamo, la cagliata dove si fa il formaggio. In base alla temperatura e al tipo di fermenti lattici che andremo a mettere, c'è la distinzione tra una lavorazione e l'altra per dare più o meno sapore a un formaggio, perché non sia tutto, diciamo, omogeneo, perché non sia tutto uguale le lavorazioni. Ecco, quindi che va a distinguere tra una lavorazione e l'altra è i fermenti lattici che andiamo a mettere e le temperature, il modo di cagliata e le varie lavorazioni. A che temperatura arriva qui il latte? Qui facciamo un formaggio stagionato di capra e quindi lo portiamo a 38 gradi per la cagliata. Oggi lavoriamo a latte crudo e latte intero. Questi sono dei fermenti lattici vivi che servono nella stagionatura del formaggio per dare più o meno sapore al tipo di lavorazione che si va a fare. Tutti i fermenti lattici vivi in quella bustina che è stata versata? Esatto, sì. Loro quando entrano in temperatura si moltiplicano, li lasciamo lavorare per una mezz'ora. Dopodiché, quando hanno lavorato i fermenti lattici, andremo ad aggiungere il caglio, che è quello che serve per dare consistenza alla cagliata. Adesso noi riempiremo la vasca del latte e poi lo lasciamo andare a 38 gradi in modo che arrivi in temperatura giusta. Questo doppio fondo naturalmente per la sicurezza, in modo che anche se va su quando facciamo la ricotta a temperature più elevate, non permette anche per il discorso dell'operatore di non ascoltarsi, di non avere temperature troppo alte a portata di mano. Allora, dopo aver portato il latte in temperatura, è pronta la nostra cagliata? Esatto, sì. Noi abbiamo caricato il latte, abbiamo fatto maturare i fermenti, abbiamo aggiunto il caglio. Adesso è 40 minuti che ferma la cagliata, adesso è pronta. Qui si vede benissimo, diciamo, toccando la cagliata con un guanto, quando la cagliata si spacca di netto vuol dire che è pronta per essere tagliata la prima fase,
e in modo che così si separa il siero dal formaggio e comincia a farsi proprio il formaggio, ecco. Si usa questo attrezzo? Si usa questo attrezzo che si chiama lira. Lo si fa 6 o 8 volte in modo che tutti i pezzi si riducono a un diametro di circa 2 cm. E questo a cosa serve? Questo serve per fare il primo tocco della cagliata quando è ancora morbido, senza essere troppo frantumata. Il latte di capra è un latte molto delicato, pertanto, come diceva mio nonno, il latte di capra va trattato come le donne, delicatamente. E infatti stiamo vedendo che questa operazione è fatta in maniera davvero molto delicata. È una battuta, ma per capire che il latte di capra ha dei grassi molto sottili, quindi se lo urti nel taglio della cagliata perdi percentuale di resa nel latte. Non è un latte come quello di mucca, che ha un grasso molto più di dimensione molto più grossa, si parla di un 14 micron di latte di mucca e un 1,4 di quello di capra, quindi è molto sottile e va trattato delicatamente. La fase successiva quale sarà? La fase successiva, con questo attrezzo che si chiama spannarola. La spannarola. Adesso vi faccio vedere delicatamente, perché lasciamo maturare un pochino. Si va a muovere quella che è la cagliata. Più la cagliata, il formaggio si separa dal siero, più prende consistenza e viene pronto per essere tagliato. Qui si cercano appunto di muovere e tagliare i pezzi più grossi. E questa è un'operazione che voi fate tutti i giorni? Che noi facciamo tutti i giorni. Un'operazione che facciamo proprio in modo così delicato per non perdere le percentualità di resa. Dal vostro allevamento quanto in chili, quanto formaggio ci ricavate? Beh, a seconda delle lavorazioni si varia da un 10% di resa fino a un 20% di resa, se è uno stagionato, se è un fresco, e teniamo considerato che abbiamo circa 4 quintali latte al giorno, quindi dai 40 a un 60 kg di formaggio al giorno, che poi noi andremo a vendere tutto al dettaglio per ovviare quelli che sono i passaggi intermedi tra il produttore e il consumatore, quindi cercando di poter dare un prodotto di alta qualità e a un costo non elevato. Chiaramente non tutto il latte che viene munto diventa formaggio, perché una parte va proprio anche imbottigliato. Una parte, una percentuale va imbottigliato, una percentuale serve per fare lo yogurt con latte di capra, una percentuale lo giriamo in gelato. Tra un passaggio e l'altro che si susseguono all'interno di questo allevamento caprino incontriamo anche Rienzo Legati, che è vicepresidente del CRCA. Noi ci stiamo dedicando, Rienzo, alla civiltà rurale per far vedere, mettere in evidenza tutti quelli che sono gli aspetti proprio della civiltà rurale nel vero senso della parola, l'attività, come abbiamo visto in questo caso, che comincia presto al mattino e come abbiamo già documentato in tante altre puntate. Allora, sono estremamente soddisfatto della scelta che abbiamo fatto di far nascere la Commissione Agricoltura. Questa Commissione in un paio d'anni si è data molto da fare e è partita con questa trasmissione Civiltà Rurale per parlare del mondo della ruralità, che è il nostro, da dove proveniamo tutti noi. Possiamo dire che questa trasmissione serve proprio a mettere in evidenza quelle che sono le problematiche, le tradizioni, la civiltà rurale che ha il mondo agricolo con il mondo venatorio. Sicuramente, io vengo dalla caccia essendo un dirigente venatorio e il CRCA è nato dal mondo della caccia. Con gli agricoltori abbiamo un feeling, deve esserci un feeling con gli agricoltori per poter continuare sia la passione della caccia e anche l'agricoltura. Credo che dalla caccia potrebbe trarre anche del sostentamento.
Molte iniziative ci sono già, tipo le aziende faunistiche, potrebbe essere fatto anche qualcosa nell'allevamento delle lepri sul territorio, per esempio ci sono le ZRA che servono anche a produrre lepri, potrebbe essere un'occasione di far partecipare gli agricoltori a questa nostra iniziativa. Allora, il taglio della cagliata è stato eseguito, adesso c'è il pescaggio del siero, Giovanni. Sì, stiamo togliendo il siero che si è separato dalla pasta dal formaggio, togliamo tutto il siero che si è separato e poi così possiamo tirare giù la pasta e il formaggio e metterla nelle fusende, negli stampi. Il siero dopo a cosa serve? Il siero lo si riscalda di nuovo e si può fare la ricotta, si chiama ricotta appunto perché viene riscaldato di nuovo e si fa la ricotta col siero. Adesso Giovanni cosa succede? Adesso la pasta è pronta per essere tirata giù e messa su questo banco a rete, come vedete tutti i fori, in modo che si deposita sopra il formaggio e il siero può scolare di sotto per poi riutilizzarlo a fare la ricotta. Allora vediamo subito questa operazione. Come vi spiegavo prima, essendo un'operazione molto delicata sul formaggio di capra, non si può togliere direttamente dal tubo della polivalente, ma dobbiamo togliere col secchio proprio per non urtarlo. Quindi prendiamo la pasta dal formaggio, la mettiamo negli stampi e viene pressata, così esce il siero residuo. Esatto, esce il siero residuo. Facciamo circa metà fusella, perché essendo alta la forma, se no il sale non riesce a essere omogeneo nella forma, e quindi a questo punto gli daremo una piccola salatura a mano che viene fatta all'interno, mentre la salatura esterna si fa dopo qualche ora quando è un po' più asciutto. O bene o male abbiamo imparato una procedura abbastanza omogenea, però qualche piccolezza ci può essere anche nella diversità tra un casaro e l'altro. Giovanni, voi arrivate dall'allevamento di bovini, se non sbaglio. Sì, esatto. Noi Come mai la voglia di cambiare o la necessità? È stata un po' la necessità di cambiare. Necessità perché dopo un problema sulle quote latte che diventava irrisolto e si prolungava troppo, abbiamo deciso di non voler né optare su quello che era giusto una cosa o l'altra cosa e stare sempre diciamo nel centro, non riuscire a risolvere questo problema, di optare per un'alternativa. Quindi avete convertito l'allevamento in allevamento caprino? Esatto, abbiamo convertito in allevamento caprino dopo aver fatto una ricerca sulla qualità del latte di capra, perché le opzioni erano anche sul latte di bufala, sul latte di pecora, ma la qualità del latte di capra ci ha spinto a fare questa scelta. Comunque non ci si improvvisa a fare questo lavoro se alle spalle non si ha una cultura e una tradizione di ruralità, insomma, che a molti manca. Diciamo che mio papà ancora 50 anni fa faceva i formaggi in montagna, quando andava in montagna con le mucche che andava in alpeggio. E quindi qui c'è questa tradizione. C'è un po' nella genetica nostra tradizione. Che si tramanda da padre in figlio. Esatto, esatto. Adesso siamo a 58 gradi, appena arriva la temperatura di 60 gradi inseriamo un 3% circa di latte per dargli la cremosità alla ricotta che non sia troppo asciutta. Infatti adesso stiamo passando alla lavorazione della ricotta. Questa è la lavorazione della ricotta, abbiamo fatto il caricamento del siero. Il siero che abbiamo visto in precedenza. Esatto. Che è stato recuperato. Il siero che è stato recuperato l'abbiamo caricato, stiamo riscaldando. Ora siamo a 60 gradi, possiamo inserire del latte in una piccola percentuale, circa il 3% di latte per dargli più cremosità alla ricotta, che non sia troppo asciutta. Quando abbiamo inserito il latte togliamo la schiuma, per la schiuma potrebbe ossigenare la ricotta e farla diventare gialla qualche giorno prima. Se si toglie la schiuma la ricotta può tenere 5-6 giorni bella bianca, perché non si ossigena. La temperatura di 84 gradi è stata raggiunta, Giovanni. Esatto. E adesso comincia un'altra lavorazione? Adesso c'è proprio la fase della ricotta, se riuscite a vedere qui comincia a salire la ricotta,
siamo a 84 gradi, 84,7. Adesso ci aggiungiamo, invece di usare dell'acido citrico, ci aggiungiamo un prodotto più naturale che è l'aceto con acqua e sale. In questo modo lateralmente. Questo senso... fa parte dei vostri segreti? Esatto, sì, per rendere la ricotta più cremosa. E vediamo che la ricotta sale sempre in grumuli, sempre più consistenti. Quindi in questa fase, siamo sugli 85, possiamo fermare il vapore del riscaldamento. Lasciamo un attimino che si agiti in modo che si amalgami bene l'aceto con l'acqua e il sale. E lo si può fermare tranquillamente. E a questo punto la nostra ricotta è pronta, Giovanni, la possiamo raccogliere? Esatto, adesso siamo nella fase finale e all'estrazione della ricotta. Come ho detto in precedenza sulla lavorazione del formaggio, anche qui abbiamo una procedura molto delicata, sempre per la caratteristica del latte di capra, che va tolta lentamente perché non esca dalla fusella la ricotta e non va più toccata. Quindi lentamente la ricotta è venuta in superficie. Adesso noi andiamo a prenderla con la fusella. Adesso, prima di essere gustata, assaporata, quanto tempo deve passare? Beh, la ricotta è subito pronta, solo il tempo che va in cella per essere raffreddata, in modo perché adesso siamo naturalmente a 84 gradi nella fase di estrazione, quindi solo il tempo di raffreddamento. La ricotta è l'unico formaggio che non ha stagionatura ma bensì scadenza, quindi più è fresca e più è buona. Ed è un alimento sanissimo? In questo modo è un alimento sanissimo. Noi consigliamo sempre il ciclo corto dei prodotti, in modo che siete sicuri che nei freschi, sui cicli corti, non ci sono conservanti. Mirko, la vostra è un'azienda a conduzione familiare. Abbiamo visto tuo padre e tuo fratello impegnati nelle lavorazioni precedenti, tu che gestisci il settore della vendita. C'è molta richiesta di questi prodotti? Moltissimi, anche perché va bene per intolleranze e allergie sia al lattosio ma anche per il colesterolo. Quindi c'è parecchia gente che si rivolge a voi per avere questi prodotti a base di latte di capra. Sì, abbiamo i controlli sia a partire dall'allevamento alla trasformazione fino al prodotto finito, abbiamo tutti i vari controlli. Quindi il cliente che viene da voi si trova di fronte ad un prodotto genuino e garantito? Sicuramente sì, e noi cerchiamo sempre di lavorare in meglio e andando avanti con gli anni migliorando sempre di più i vari prodotti. Quali sono i prodotti che vi richiedono di più? Il gelato in questo momento? Sì, ovviamente il gelato, ma abbiamo una ricotta molto delicatissima e in più abbiamo un molto particolare, abbiamo delle cacciottine e formaggelli a base dolce, come gusto dolce. Quindi io ringrazio Mirko che ci ha mostrato tutti i prodotti derivati dalla produzione del latte di capra che sono esposti qui allo spazio aziendale, aperto al pubblico tutti i giorni? Tutti i giorni tranne la domenica. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Civiltà Rurale e non ci rimane che ringraziare Giovanni Battaglia e la sua famiglia che ci hanno ospitato. Una puntata, Giovanni, che abbiamo voluto dedicare alla vostra azienda, all'allevamento caprino. Un tipo di allevamento che vi dà soddisfazione, immagino. Sì, è un tipo di allevamento che ci dà soddisfazione sia da parte, diciamo, della lavorazione del formaggio, sia da parte degli animali. Il periodo sappiamo che è un periodo difficile. Però se non fosse così difficile, ecco, è un allevamento che ci dà una piena soddisfazione. Ecco. Quello che noi volevamo trasmettere al di là invece di quella che è la lavorazione è diciamo, la nostra azienda a livello familiare, dove lavora la moglie, lavora il piccolino, lavorano, cioè danno una mano un po' a tutti e il senso, diciamo, un po' della famiglia e del tenere un pochino anche unito, anche sul risparmio e anche essere direttamente, trasmettere, diciamo, non solo ai nostri consumatori il prodotto, ma trasmettere anche quello che è l'azienda. Ecco. Un'azienda a conduzione familiare che vi dà la possibilità di produrre anche reddito, immagino. Sì, ecco, come ho accennato prima, la difficoltà del reddito oggi è a livello politico-finanziario, quindi di per sé non è male, ecco, è naturale che se hai bisogno di fare degli investimenti come in tutte le aziende, oggi è molto difficile attingere a dei finanziamenti, a avere qualche cosa che ti possa aiutare in un progetto.
La difficoltà è quella, ma non in sé quello che è il nostro lavoro e il nostro allevamento, che appaga abbastanza, ecco. Ed è comunque un lavoro che vi tiene impegnati dalla mattina presto fino alla sera, perché come abbiamo potuto vedere durante questa puntata le capre vengono munte 2 volte al giorno e 7 giorni alla settimana. Sì, ecco, chi conosce un allevamento che sia di capra, che sia di mucche, che sia di bufala, chi conosce l'allevamento e chi è un po' vicino all'agricoltura sa che non c'è nel giorno di Pasqua, né di Natale, né la domenica. Al massimo, diciamo che se hai una forza a livello familiare abbastanza importante riesci a darti un pochino il cambio, però non c'è mai riposo con gli animali. Ed ecco qui che subentra proprio la civiltà rurale. Bene, io ringrazio ancora Giovanni Battaglia, la sua azienda, la sua famiglia che ci hanno ospitato per questa puntata, e credo proprio che vi abbiamo reso un servizio interessante e piacevole anche dal punto di vista proprio della gestione completa di come avviene la lavorazione dall'inizio fino alla fine del latte di capra, con i prodotti che poi vanno a finire sulle tavole di chi li viene a comprare. Giovanni, è così? Grazie a voi, siete stati molto gentili, e saluto a tutti e grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito, naturalmente ci vediamo sempre su queste reti la prossima settimana con una nuova puntata di Civiltà Rurale.